Beh, mi sono frequentato con lei per 1 o 2 settimane e poi ci siamo fidanzati, eh. Ragazzi, prima di iniziare il video, come al solito, salutiamo 3 persone che ci sono iscritte al canale, quindi io saluto il 3 Curloni, grazie per essere iscritto, Alessandro Nigro e Luca Mancuso. Quindi ragazzi, se anche voi volete essere salutati, iscrivetevi al canale. Detto questo, possiamo iniziare. Allora ragazzi, diciamo che la situazione è questa qua, guardate. C'è praticamente Robert, cioè il fratello di Alex, con la sua fidanzata. Ora vi spiego cosa è successo. Ecco, praticamente volevamo passare una tranquilla serata tutti quanti assieme e diciamo che mio fratello è arrivato con un ospite inaspettato, cioè la sua fidanzata. Infatti io non sapevo veramente niente, Robert è arrivato qua con la sua fidanzata, ragazzi. Cioè io l'ho scoperto veramente oggi che Robert è fidanzato, ma non gli piaceva Sara. Infatti ragazzi, se volete sapere bene com'è andata, vi lascio il video di Alex in descrizione. Però torniamo a noi. Ragazzi, però c'è un piccolissimo problema. Sara non sa che Robert e la sua fidanzata sono qua, quindi davvero non so come andrà a finire. Fra, ma dimmi una cosa, secondo te mia sorella la prenderà bene? Jerry, ma stai scherzando? Guarda, allora, secondo me, no, sinceramente non lo so, secondo me però non la prenderà così tanto bene. Però effettivamente Robert non gli interessava, cioè l'ha rifiutata. Comunque per sicurezza ora la chiamiamo e vediamo cosa farà. Visto che però mia sorella molto spesso non sente bene, direi di urlare per chiamarla, tipo così. Sara! Credo mi abbia sentito. Oh, Luca, dimmi. Sara? Ma chi è questa qui? Oh, ma come chi è questa qui? Non mi riconosci? No, ma chi cavolo è? Dai, ragazzi, calmi. Ma calma cosa? Entra così, non mi riconosce nemmeno. Oddio, ho capito, Cristina! Ma cosa ci fai qua? Ma scusa, mi conoscete? Come Cristina? Ragazzi, vi posso spiegare? No, 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 Sara, sei tu che mi devi spiegare meglio. Adesso mi dici come fate voi due a conoscervi. Ma infatti, Zerbi, anche a me sembra molto, molto strano. Insomma, come fate a conoscervi? Ora vi spiego per bene. Eravamo vecchi amici, uscivamo sempre insieme. Appunto, uscivamo, non usciamo più. Perché sei qua? Ragazzi, potete parlare a bassa voce, dai. No, non parlo a bassa voce. Mi dà fastidio che mio fratello invita gente senza il mio consenso. Sara, c'è un piccolo problema perché in realtà non l'ho invitata io, ma è stato Robert ad invitarla. Infatti Sara, ecco, dobbiamo dirti questa cosa qua. Robert, cosa mi devi dire? Perché l'hai invitata? Adesso ti spiego, però mi prometti che sei tranquilla? Non lo so, dipende cosa mi dici. Dai Sara, sei tranquilla, eravamo amiche. Perché, scusa, ora non lo siamo più? Non lo so, per me va bene, ma senti quello che dice Robert. Sara, stai tranquilla, fidati di me, non è una cosa poi così grave. Stai calma però, promettimi che starai calma. Va bene, dai, sentiamo cosa mi dovete dire di così importante. Beh, Sara, da quando mi hai detto di no ho iniziato a conoscere altre ragazze. E quindi con questo cosa mi vorresti dire? Secondo te? Sara, però stai calma, non arrabbiarti. Ma dai, allora, finite quello che mi dovevate dire. Beh, mi sono frequentato con lei per 1 o 2 settimane e poi ci siamo fidanzati, eh. Ma cosa? Ma me l'hai detto tu che non eravamo più amiche. Dai Sara, su, non ti arrabbiare. In fondo non ti piaceva neanche Robert. O forse sì. No, non mi piace. Però mi dà fastidio che si senta con una mia amica, con cui mi sono sentita pure io. Beh Sara, io non sapevo che tu e Robert vi sentivate. Poi oramai hai detto che non siamo più amiche. Infatti Sara, perché sei arrabbiata? Ma io non sono arrabbiata. Sara, a dire il vero un po' lo sei. Scusami, vuoi per caso parlare un po' di là con noi? Dai, ok ragazzi, ci siamo, siamo qui con mia sorella. Allora Sara, adesso mi devi ascoltare bene. Dimmi una cosa, ma perché sei così tanto arrabbiata? Ma non sono arrabbiata, semplicemente mi dà fastidio che la mia amica sta con Robert. Cioè cosa, ormai hai detto anche tu che non è più tua amica, basta, l'hai già detto. E poi cos'è che c'è di male, scusa? Comunque mi dà fastidio che la persona a cui ho detto no io di fidanzarci sta con una mia amica. E poi anche se fosse stata mia amica. Sara, ma come, quindi stai ammettendo che un po' Robert ti piaceva? Ma non è che mi piaceva, però semplicemente mi dà fastidio. Vabbè Sara, però devo dire una cosa, ti sei comportato un po' male, quindi adesso vai di là e gli chiedi scusa. Io non chiedo scusa a nessuno, anzi adesso vado a cacciarla. È entrata in casa mia senza il mio consenso. A dire il vero, è entrata dentro casa tua con il consenso di mio fratello. Ma tuo fratello cosa c'entra? Basta! Sara, no, 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 ragazzi, mi sa che oggi finirà male. Basta Cristina, vattene via da casa mia, ti sei messa con un mio amico senza il mio consenso. E in più venite a casa mia, no, andate via. Ma dai, ma Sara, ma come, è così grave? Dai Sara, se ti volevi mettere con me basta che me lo dicevi. Ma non mi voglio mettere con te, semplicemente mi dà fastidio. Aspetta, aspetta, ma stai dicendo che preferisci Sara a me? No, basta
Sara, devo andarmene via. Dai Sara, fammi un favore, lascia stare la mia ragazza. Effettivamente Sara Broccia ha ragione, cioè ascoltami un attimo. Tu ci devi venire sempre qui, il tuo fidanzato, anche Robert può farlo oppure no. La tua fidanzata? Comunque io facevo venire il mio fidanzato perché è casa mia, questa non è la casa tua, quindi vai via pure tu insieme a lei. Dai Sara, ti prego, ne possiamo parlare, cosa posso fare per restare qua? Sì dai Sara, per favore, eravamo anche amiche io e te. Dai va bene, vi perdono, state qua altri 10 minuti, lo faccio solo per farvi un favore. Dai va bene, tra poco ce ne andiamo. Dai va bene, solo 10 minuti. Dai basta, io me ne vado, ciao. Ragazzi, comunque dai, Sara c'aveva un po' ragione. No, secondo me è stata troppo cattiva. Cioè, va bene che comunque c'è Cristina, che era sua amica, e anche Robert, che era il tipo con cui si sentiva prima. Cioè, non deve essere così cattiva con loro. O sbaglio, voi cosa ne pensate? Io me la ricordavo molto più simpatica, invece guarda cosa sta facendo. Sì, concordo. Però la prossima volta che veniamo qua glielo dobbiamo dire, sennò si arrabbia ancora di più. Sempre se verremo qui un'altra volta. Ragazzi, ma voi avete intenzione di andare davvero fra 10 minuti a casa? Beh, possiamo anche rimanere qui per me, però poi come facciamo? Esatto, non voglio fare ancora arrabbiare Sara. Io avrei una mezza idea. Ascoltatemi, vi va bene se vi nascondete qui in casa tutta la notte? Beh, sì, per me va bene, ci potrebbe stare. Io non sono sicuro. Dove vuoi farci nascondere, Zerbian? Vediamo un attimo dove potete nascondere. Trovato! Robert, non so se ci stai, però secondo me è davvero perfetto. Guarda, mi sa che potresti nasconderti sotto il letto? Fra, ma come cavolo fa a stare qua sotto tutta la notte? È scomodissimo, come farà a dormire? Vabbè, dai, bisogna pure accettare dei compromessi, Robert. Va bene, Robert, dai, ci proviamo. Vieni, vieni, alzati, ascoltami, Robert. Ce la puoi fare, sarà molto complicato perché, te lo dico già, non so se ci starai. Va bene. Vai, Robert, forza, ce la puoi fare, però non fai troppo rumore, vai, vai, vai. Mettiti sotto, ma... vai, forza, forza. Piano piano, Robert, 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 non devi fare rumore, fra, prima che mia sorella ti sente. Prendi questo cuscino, prendi questo cuscino. Perfetto, fra, io ti dico solo una cosa, se mia sorella lo scopre impazzisce. Mentre invece io dove mi metto? Fammi pensare un attimo. Lì dietro. Aspetta, fra, lì dietro intendi tipo dietro quelle tende, tipo, ma sei sicuro che ci sta? Cioè, secondo me Sara la vede subito appena esce, secondo me si deve anche abbassare. Aspetta un secondo, proviamo. Allora, secondo me però così ti si vede abbastanza, prova anche ad abbassarti. Ok, fra, così è invisibile sia lei sia Robert sotto il letto, perfetto. Missione compiuta. Servi, devo dire che la nostra missione... Ma... Beh, non credo più a proprio, se no, sia compiuta. Cosa? Robert, esci di lì, ho sentito. No!